E questo era un progetto che abbiamo fatto qualche mese fa. Lo dichiariamo, l'abbiamo copiato da una cosa che facevano nel Regno Unito. Nel Regno Unito hanno fatto Go UK con l'idea di diventare il primo paese per competenze digitali d'Europa. E noi abbiamo detto, perché noi no? L'abbiamo fatto uguale. Un giorno ci siamo visti con un'associazione che ho fatto con molti di voi, che si chiama Wikitalia, e l'abbiamo provato a montare. Siamo andati in Friuli Venezia Giulia e ringrazio Simone Puxic. Abbiamo fatto 112 eventi in un giorno di digitale, che non erano convegni. Siamo andati a insegnare internet porta a porta, con l'idea quella che tutti abbiamo qualcosa da insegnare, ma anche qualcosa da imparare. Io posso imparare da un anziano quando vado da lui, imparo un'altra cosa, imparo l'esperienza, imparo a saper fare una cosa, imparo la profondità. Ed è quello che dobbiamo riprendere a fare, imparare. Questa cosa la ripetiamo il 24 ottobre, il 24 novembre, lunedì, in Basilicata. Grazie a Michele Cignarale e a tanti amici in Basilicata, credo ne facciamo ancora di più di eventi. Andiamo in una regione non facile, ne faremo un'infinità. Invaderemo le scuole, la pubblica amministrazione, le fabbriche e le faremo lunedì. Questa cosa l'ho fatta con una persona che nel frattempo il Presidente del Consiglio ha nominato direttore dell'Agenzia Digitale, Alessandra Poggiani. Grazie. Oh, anch'io, intanto, chi l'avrebbe detto, nel senso... Sì, chi l'avrebbe detto, perché io voi vi conosco tutti, con tutti voi abbiamo fatto Gone in Friuli Venezia Giulia, abbiamo fatto gli eventi a Venezia, abbiamo fatto tante iniziative di vero insegnamento alle imprese. Le piccole imprese sono quello che a me in questo momento mi sta più a cuore, perché anche in questo ruolo governativo in cui c'è tanto da fare, abbiamo finito oggi di lavorare con le regioni per cercare di contribuire insieme alla programmazione dei prossimi 7 anni in un modo diverso, in un modo che porti effettivamente non solo le percentuali di spesa dei finanziamenti, ma che siano percentuali che la gente possa sentire nella sua quotidianità, per chi ha perso il lavoro, per chi lo cerca, per chi appunto sente la sua impresa sfuggire ogni giorno nella competizione globale, nella competizione più difficile di questi anni. Sei interessata? Fammi fare il giornalista un attimo. Insieme a Paolo Barberi, se è un super team, c'è il ministro Madia, che ringrazio di essere venuto, anche se oggi mi pare che avesse l'influenza. State facendo un progetto di una certa importanza che si chiama Italia Login, magari ce lo racconti al volo. Che è proprio il contenitore di tutto questo, cioè il fatto di avere finalmente una nazione insieme che riesce a comunicare con la pubblica amministrazione, ma anche con le imprese, anche con la casa dei cittadini, in un luogo unico. Sarà molto difficile, ma avere un'iniziativa come questa, dove abbiamo persone che sul territorio ci aiuteranno, veramente, anche a dialogare con i comuni e con le amministrazioni che ci devono dare una mano, è la vera forza che possiamo mettere in campo. Io penso anch'io che abbiamo grandi aspettative, e le grandi aspettative però hanno bisogno di grande lavoro. Il grande lavoro si fa sulle gambe delle persone. Oggi siete 100, io spero che ci diventiate prestissimo 8.000, anche perché quegli 8.000 saranno i nostri, spero, 8.000 sentinelle, 8.000 aiutanti, 8.000 operatori nei comuni, fra le imprese, fra i cittadini e fra le scuole di tutti i comuni italiani, che sono la nostra grande forza nella differenza, ma anche in una differenza che deve riuscire a essere un valore per stare insieme e non per fare tutti quanti cose diverse. Grazie Alessandra, in bocca al lupo per Agid. Allora, intanto vediamo anche Angelo Rughetti, che fa parte di questa super squadra con cui proviamo a realizzare delle cose digitali importanti. Paolo Testa, allora Adelanci, vieni qua con me. Allora, che cosa faremo noi? Una delle tre cose che fare è dialogare con le pubbliche amministrazioni. Devo dire, il mio rapporto personale con Matteo Renzi è nato in maniera molto semplice. Quando lasciai Wired e creammo con degli amici Wikitalia, io scrissi a tutti i sindaci delle grandi città italiane per dire: vi interessa fare qualcosa sul tema degli open data, trasparenza e partecipazione? Rispose un sindaco, era lui. E l'abbiamo fatto, perché abbiamo trovato anche Giovanni Menduni, che è là dietro, che ce l'ha fatto fare. E devo dire che però oggi per noi diventa fondamentale quel lavoro lì, andare dai sindaci, porta a porta, e dare loro una mano, e capire in che maniera possiamo trovare delle energie digitali all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché ci sono. Non è vero che sono tutti pessimi burocrati, è pieno anche di gente brava, che ha bisogno di una sponda esterna per tirar fuori le cose che servono ai cittadini. Paolo Testa, vai. Molto concretamente cerchiamo noi anche di dare una mano come ANCI. Un anno e mezzo fa, Angelo Rughetti, che qui ha creato questo osservatorio sulla Smart City dentro all'ANCI, è stato un percorso un po' complicato, siamo riusciti a fare delle cose, abbiamo fatto un vademecum, ma la cosa più importante è quella che stiamo per fare, credo, cioè stiamo per creare una piattaforma che sarà pronta a gennaio. Noi non abbiamo la forza di Riccardo Lui in un weekend di montare un sito, noi stiamo cercando di fare una piattaforma solida, aperta, ovviamente usabile il più possibile, che raccolga
il lavoro che già abbiamo fatto in questi mesi, cioè abbiamo messo insieme attraverso questa rete dell'osservatorio, sono 85 città che partecipano in questo momento, 1028 progetti di smart city, di cambiamento, di innovazione urbana. Credo che quello sia un terreno fertile sul quale cominciare a mettere alla prova, rilancio un po' il lavoro dei campioni digitali, cioè usare quello che c'è sul territorio, questi 1028 progetti. Abbiamo un compito, mi permetto Riccardo, di dare fin da subito usando la piattaforma. Io credo, noi lavorando molto con le amministrazioni locali, sappiamo bene che le cose, i fatti non accadono se non c'è un fondamento amministrativo che li regge. Allora quello che noi rilanciamo subito come compito, e i nostri 85 comuni che stanno lavorando con noi in questo momento lo sanno bene, è di far emergere gli atti amministrativi, le delibere, le determine, i contratti. Capisco che è una cosa un po' arida, un po' tristanzuola se volete, ma è il fondamento delle azioni e delle iniziative che sul territorio poi accadono. Se noi facciamo emergere quelle, la piattaforma sarà uno strumento per riutilizzarle. Se noi cominciamo a riutilizzare le app, riutilizzare le idee, riutilizzare le soluzioni, ma è preziosissimo riutilizzare anche gli atti amministrativi che sono stati utilizzati da queste amministrazioni, che per me sono dei piccoli campioni per noi, nel senso che sono quelli che hanno creduto per primi nell'osservatorio, nell'ANCI, e ci stanno dando una forte mano. Questa piattaforma ovviamente, il lavoro è fatto dentro al comitato delle comunità intelligenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e il nostro piccolo contributo, in attesa che il catalogo dell'AGID sia pronto, è questo. Noi metteremo a disposizione ovviamente i contatti, gli 85 campioni lato comuni che in questo momento sono attivi, sperando di allargare la base anche con grazie, il vostro Paolo. Aiuto. Grazie tante, grazie. Grazie. Allora, anche con ANCI collaboreremo ovviamente. Allora, alcuni mi hanno chiesto quanto guadagna il Digital Champion, lo sapete, ma quanto costa tipo questo evento? Quanto costerà l'attività di 8.000 persone? Non costerà nulla, per essere chiari, non costa un euro di soldi pubblici, mai. Questa è la nostra regola in questo momento per evitare polemiche, fraintendimenti, eccetera. Tanto che di più faremo. Molti di noi hanno deciso di associarsi. Facciamo un'associazione, ci autofinanzieremo, ci tasseremo per avere una piccola struttura centrale che possa dare i servizi a tutti. Gestire il sito, i social media, perché le cose si possono fare noi come volontari, ma qualcuno deve farle sempre. Quindi nascerà questa cosa. In questa associazione che nascerà oggi, qui, tra poco, uno dei primi che ha chiesto di entrare, io l'ho presentata a tutte le aziende a Confindustria Digitale, è Telecom Italia. È venuto Giuseppe Ricchi a dirci perché. Vieni Giuseppe. Grazie Riccardo. Vi racconto anche io come ho conosciuto Riccardo. Io sono da poco in Telecom Italia, da 6 mesi, e Riccardo mi è venuto a trovare un giorno e mi ha detto: come ti trovi? Come trovi questa azienda? Ho detto: guarda, è un momento incredibile, stiamo vivendo una discontinuità trasformazionale in questo settore come credo non ci sia mai stata, perché sta cambiando grazie alla tecnologia non solo come si fa il nostro mestiere, ma il comportamento delle persone, come usiamo i mezzi, come... Quindi noi siamo protagonisti di questo. Se mi dai un attimo la frena, vi faccio vedere cosa facciamo. Noi facciamo questa roba qua. Questi cavi arrivano attraverso le città, ognuno sono un doppino, 2400 ce n'è qua. Telecom Italia ha fatto la più grossa rete d'Italia. Oggi questa roba ci dà il 98% di copertura a 7 mega, ma dobbiamo andare nel futuro, dobbiamo avere i 30 mega, i 100 mega. Per fare questo oggi dobbiamo mettere questa roba qua, la fibra. Una di queste, questo cavetto qua, ne fa 350 di questi. Allora ho raccontato questo a Riccardo e lui ha detto: beh, bello, tutto tecnologico, ho detto, però Telecom Italia non può fare solo questo. Noi, essendo la bandiera italiana della tecnologia, noi abbiamo 20.000 ingegneri che fanno questa roba, altri 30.000 che si occupano della parte commerciale. C'è un'azienda che nella storia del paese, noi dobbiamo essere protagonisti dello sviluppo culturale digitale dell'Italia, un paese che oggi c'ha solo il 20% di e-commerce contro il 40% europeo. E per cui ci buttiamo a pancia a terra. Abbiamo il 5% di e-commerce.
Non il 20. Beh, a me dicono il 20, il 5 effettivo. 65. Il 20 saremo felici. L'età media dei, cioè, i 65 anni sono in numero superiore al resto d'Europa. Insomma, abbiamo un problema di cultura digitale. E allora dobbiamo farlo dappertutto. Dobbiamo creare questa struttura, andare nelle scuole. Quando Riccardo mi ha detto sto partendo con i Digital Champion, ho detto questo è il nostro progetto, dobbiamo darvi una mano. Bene. Perché oltre alla testa ci vanno i muscoli e noi speriamo di mettere anche quelli. Bene, grazie, grazie Giuseppe. Grazie. Sai che ti chiederanno tutti la banda larga, ultralarga, questi Champion? Ce n'ho questo pezzettino, chi lo vuole. Ne vogliamo un po' di più di questo. Grazie Giuseppe. Prego.